vediamo un attimino. A proposito, grazie per la vostra pazienza, ci state ascoltando. Io ringrazio anche Ciccio Gualtieri, ovviamente, perché sono sicuro che è rimasto coinvolto questa intervista. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questa serata, Tato, Valerio, Giuseppe, Bartolomeo e poi, insomma, un comico di professione come il mio amico Pasquale Caprì. E a proposito dei miei amici, dovete sapere che quest'anno io, dopo tantissimi anni fa, giocavo al fantabasket. Quest'anno ho ripreso col fantabasket della NBA. Prossimo ospite è un mio concorrente al fantabasket della NBA, è un massimo esperto di viola. Lo potete vedere ogni mercoledì su Video Touring, la TV ufficiale della Pallacanestro Viola, con momenti nero arancio. E tra pochissimo manderemo, insomma, l'intervista al Peppe D'Attola, insomma, al giornalista Peppe D'Attola, senza fiato. Sì, Nicola, senza fiato, ma secondo me si parlerà tanto di te questa sera. Io farei fatica a disconnettermi, anzi, manderei il link a tutta la famiglia Barbuto, perché questa sera, secondo me, ci divertiamo. Mando subito il mio amico Peppe D'Attola in collegamento. Insomma, si chiama Andiamo a Canestro l'appuntamento, perché andare per te, insomma, è un qualcosa di... Hai detto bene Gianni, ogni tanto fai la cosa giusta, ti ringrazio perché insomma il verbo andare, cogliere, per me è la base di tutto, la pratica sportiva che ho preso grazie ai consigli del professore Melara, il mio mentore ai tempi del CAP, te lo ricorderai sicuramente, Sì. è la base del vivere civile e sano, mente sana e corpo sano come sono gli antichi. Sì, anche insomma, la menzana Siena a me è sempre piaciuta. Comunque, questo è un tuo ragionamento. Peppe, sei ritornato ormai da 3 anni nel mondo del giornalismo legato alla pallacanestro, al basket. Cosa ti ha spinto a ritornare nel nostro mondo? Gianni, cosa mi ha spinto? Passione innanzitutto. Lo sai, io parlavo di nuoto, della sportiva Paideia, la polisportiva e della gente che va a correre in via Marina e si alza alle 5 del mattino. Ma il basket è importante per la mia vita e tu lo sai benissimo. Sì, come no, ma noi facciamo il fantabasket insieme, Peppino, siamo io, tu, Luca Laganà, ci stiamo divertendo tanto, insomma. Però posso dirti una cosa, Gianni, Sì. con tutto il rispetto per te e per la canna, di calcio, di ricalcio, di basket, di sport in generale non capite niente. Io lo faccio, li voglio bene, vi rispetto come persone, però non, insomma, avresti voluto farti mestieri, a mio avviso. E poi, se mi posso permettere, non avete proprio il timbro vocale per poter parlare di basket. Cioè, tu mi vuoi Siete. dire... Tu mi vuoi dire in sintesi che tu sei meglio di me, Peppe? No, vabbè, questo lo dico nei numeri. Ovviamente questo credo sia sotto gli occhi di tutti. Anche Valerio Chinè, che scrive per la Gazzetta, insomma, una vergogna. Vabbè, lasciamo Vabbè, perdere. comunque, tornando a noi, caro Peppe, preferisci il basket italiano o americano? Lo sai bene che io seguo solo l'NBA, purtroppo con l'assenza della Viola. Ma come l'assenza della viola? Che tu conduci i momenti nero arancio? Come l'assenza della viola? Tu non segui la pallacanestro viola? Sì, ma è la stessa cosa, non è? Lo sai, c'è stato Genovese che se l'è presa con me perché in cronaca gli ho detto che non fa fare il catch and shot. E quindi io, insomma, me la sono sentita e da adesso se vuoi solo inviare me la coglie. Vabbè, dai, sempre questo correre avanti e indietro. Comunque, scherzi a parte, se fosse sfida playout contro Antonio Paternoster, che è il nostro amico comune, come la prenderesti tu? Beh, Antonio Paternoster, coach Paternoster, è un mio amico. Ed è un mio pallino da sempre, anzi scusami che quando parlo di coach Paternoster, beh, ce n'è sempre la chimuccia perché la domenica, io anche quando vado a correre, penso sempre a Paternoster. Quando dalla chiesa del Lite arriva alla chiesa del Rosario di Bagnari in 24 minuti e 13 secondi, penso sempre a lui. Sì, ma io prima non ci credevo, poi ho visto che posti anche l'app con Sì. tutti i minuti, quindi vuol dire che è tutto vero, ti faccio i miei complimenti. Ogni giorno, sui sacrifici, Gianni, certo, tu non fai niente la mattina e la sera, ti puoi mettere a cogliere. Ma sì, è vero, ma alla fine non c'è neanche il fisico come il tuo. A proposito di fisico, ma stai seguendo Jokic? Ma Jokic è un poeta del nostro sport. Emozioni così sono qualcosa di inarrivabile e per certi versi mi sta emozionando come i tempi di Kobe Bryant. Eh sì, il grande Kobe che abbiamo seguito fin da bambino. Insomma, è partito da Reggio Calabria, Kobe, tanti anni fa da Reggio Calabria, dalla nostra città. Quanto servirebbero i playground come una volta, come Santa Caterina, come Catona nella nostra città, Peppe? Beh, i playground servirebbero tantissimo. Da ragazzo giocavo per andare a cogliere a Lugo Foscolo e scavalcavamo la ringhiera
e passavamo pomeriggio in compagnia di Peppe Polimeni, Emanuele Messina, Fabiano Larice, ci divertivamo da pazzi. Sì, no, me lo ricordo, c'era pure Peppe Romeo, insomma. Sì, Peppe Peppe, Romeo. senti, ma chi lo vince il Fantabasket? Antonio o Tegame? La vinco io. Ah, lo vinci tu. Secondo me no, perché sei in zona retrocessione. Comunque, io Certo. ti abbraccio e ti auguro una buona serata e ci vediamo prestissimo. Un abbraccio a Ma te mi e mi dici una cosa, raccomando. ma Carrialanders, che vuol dire? Senti, Gianni, invece di fare, perché non andate a cogliere invece di rompere scatole dalla mattina alla sera? Ma io ti Voi chiamo per tutti. la Regis, perché ci chiami Carrialanders? Noi abbiamo Ma bisogno di te. per favore, smettiamola, smettiamola. Va bene, va bene. Ti abbraccio, Peppe, alla prossima. Ciao.